Te enviamos un saludo especial. Nicolás, me llamo Henry, aiutami, por favor! Non si fa in tempo a scrivere un libro che già subito cambiano le carte in tavola neanche dopo una settimana. Lo scorso 3 dicembre, il dio del Venezuela, Nicolás Maduro, ha proposto ai suoi concittadini questo quesito. Sei d'accordo con la creazione di un nuovo stato nella regione di Essequibo, garantendo alla sua popolazione la cittadinanza venezuelana e incorporandolo all'interno del territorio del Venezuela? Con 10,5 milioni di voti scrutinati, ebbene, la risposta dei venezuelani ieri, che giorno era ieri? Lunedì 4 dicembre, no, domenica 3 dicembre, è stata sì. Nel frattempo il presidente brasiliano Lula ha già mobilitato le prime truppe verso nord, perché tutto lascia pensare che il Venezuela invaderà la Guyana. Sono molto emozionato, perché è la prima volta in 150 anni di lucha per lo nostro, per la Guyana Esequiba, si aprono le porte de los centros electorales para consultar la opinión del dueño de la soberanía. Grande Maduro, sei il mio supereroe, perché oltre a essere sopravvissuto a manghi letteralmente che ti hanno tirato nel capo. Si puede me llama Mango Maduro. Ti fai pure delle scorpacciate costosissime da Salt Bay mentre la tua stessa popolazione muore di fame. Però è indiscusso il tipico comunista col Rolex, grande. Esos comerciantes que ustedes conocen son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros. Calma, calma. Vediamo di ordinare le carte in tavola. La regione oggetto di questa disputa è per l'appunto l'Essequibo, ovvero la Guyana Essequiba, una foresta pluviale grande quasi 160.000 km quadrati, più della Grecia, per capirci, che ospita all'incirca 125.000 persone e che compone 2/3 del territorio della Repubblica Cooperativa di Guyana, dalla quale è separata da questo fiume, l'Essequibo. Cos'ha di tanto interessante l'Essequibo, a parte flora, fauna e mostri come insetti di vario genere? In una sola parola, petrolio. Tra l'altro, come se al Venezuela mancassero le risorse di petrolio, e poi la vera domanda è: ma con le scarpe al c***o che hanno, dove cavolo vogliono andare? Maduro, sui chavista, me tuvo que ir del país, no aguanté. Bueno, véngase otra vez. I giacimenti di oro nero sono stati scoperti al largo delle coste dell'Essequibo dalla compagnia petrolifera statunitense ExxonMobil nel 2015. Da allora il sito della Stabroek, dove viene estratto il petrolio, ha visto aumentare progressivamente le sue potenzialità estrattive e la Guyana si sta progressivamente trasformando in un esportatore netto di petrolio. Pensiamo soltanto che nel 2022 il suo PIL è cresciuto del ben 58% ed entro il 2027 la sua produzione di oro nero arriverà a rivaleggiare quella di giganti come Brasile e Messico. E se pensate che è finita qui, no, l'Essequibo è stracolma di riserve di rame, diamanti, ferro, bauxite, alluminio, manganese, uranio e soprattutto oro, che contribuisce al 15% del PIL nazionale e al 50% delle esportazioni. Poi non dobbiamo dimenticarci dell'enorme quantità di acqua e di cascate che sono potenzialmente utilizzabili per creare delle centrali idroelettriche. Quindi non ci riesce neanche difficile immaginare come mai Maduro abbia intenzione di annettere questo territorio, proponendo addirittura un plebiscito ai venezuelani. Il presidente si è spinto anche oltre, accusando la Guyana di essere in combutta con gli Stati Uniti ed ExxonMobil per rubare terre e risorse al Venezuela sotto forma di, tra virgolette, colonialismo legalizzato. La ExxonMobil sta mettendo molto billete. ExxonMobil is investing a lot of money. And behind it, the government of the United States of America. The money. Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Pur dandogli il beneficio del dubbio, la domanda è legittima. Su che basi Maduro reclama l'annessione dell'Essequibo? In realtà, sulla testa di questa regione pende una disputa territoriale che dura da più di un secolo. Ma per capirne le origini dobbiamo un attimo tornare indietro. Durante le prime ondate coloniali, l'area settentrionale del Sud America fu sottoposta al controllo di diversi stati europei. Ad esempio, l'attuale Guyana era composta da 4 colonie possedute sotto sovranità olandese: Demerara, Berbice, Essequibo e Suriname. Nel 1814, in seguito alle guerre napoleoniche, il dominio delle prime 3 colonie passò al Regno Unito, mentre Suriname rimase agli olandesi. Già, Suriname oggi è il Suriname. Che gli abbiamo fatto al Suriname?
non lo so. Se volete sapere qualcosina di più sul perché esistono più Guyane, potete guardare questo mio short, che dura neanche un minuto e abbiamo realizzato qualche tempo fa. Ad ogni modo, una volta sbarcati nell'odierna Guyana, i britannici bonificarono i nuovi territori e vi impiantarono culture intensive di canna da zucchero, che così favorirono la crescita delle industrie di rum e melassa. A posto per la vita. Nel 1835 la corona di Londra incaricò un tale Robert Herman Schomburg di mappare i confini della Guyana e all'epoca, in teoria, i confini della Guyana britannica a ovest coincidevano proprio con il fiume Essequibo. Peccato che nel 1840 il simpatico esploratore decise di disegnare una mappa che includeva un'aggiunta di circa 80.000 km quadrati a discapito del Venezuela. Ma niente, praticamente. Quando il governo inglese divulgò la mappa, Caracas la percepì come un affronto alla sua sovranità, non fosse altro perché, a partire dal 1850, il Regno Unito cominciò a spedire coloni proprio nell'odierna Guyana Essequiba per estrarre oro. Nel 1887 poi il Venezuela si decise a chiedere aiuto agli Stati Uniti che, in pieno rispetto della dottrina Monroe, intimarono alla corona britannica di elaborare un accordo sul controllo effettivo del territorio Essequibo. Così nel 1899 un tribunale internazionale attribuì il 95% dell'Essequibo al Regno Unito e, sebbene il Venezuela non fosse per niente contento, comunque accettò i termini dell'accordo del 1905. Decisione un po' ingiusta, cioè da ammetterlo, ma almeno la questione fu risolta. Voi pensate che sia finita qui? No, perché nel 1949 venne reso pubblico un memorandum scritto nel 44, quindi qualche anno prima, da Severo Mallet Prévost, uno degli avvocati venezuelani che avevano elaborato l'accordo del 1899. Ebbene, questo signore nel memorandum affermava che la spartizione territoriale tra Venezuela e Regno Unito fosse stata dettata da complessi interessi geopolitici che interessavano Russia e Stati Uniti. Nel 62, quindi, il governo venezuelano tornò all'attacco e dichiarò che l'accordo elaborato nel 1899 era nullo e invalido. Nel 1966 le delegazioni di Regno Unito, Venezuela e Guyana Britannica si incontrarono a Ginevra e sostanzialmente decisero di rimettere la questione a parti terze. Ad esempio, il segretario generale delle Nazioni Unite, che dovette prendersi carico di questa cosa. Dal canto suo, il Venezuela fece leva sul Trattato di Münster del 1648, che definiva i confini tra impero spagnolo e possedimenti olandesi delle Americhe. Questo trattato non fu scelto per caso, perché confermerebbe i diritti venezuelani sull'Essequibo, perché l'Essequibo, secondo il patto del 1648, apparteneva alla Spagna, la cui disgregazione coloniale poi avrebbe generato proprio il Venezuela. Invece, per la Guyana, diventata indipendente proprio nel 66, cioè tre mesi dopo l'accordo di Ginevra, l'arbitraggio del 1899 è perfettamente valido. Questo ha fatto sì che nel corso del tempo, nonostante le buone intenzioni, Venezuela e Guyana non abbiano mai trovato un'intesa. Persino Chavez, Hugo Chavez, sul quale abbiamo fatto un video molti anni fa, presidente dal 99 al 2013, si era ormai rassegnato, a sua detta sotto consiglio di Castro, al fatto che l'Essequibo ormai appartenesse alla Guyana. A riaccendere poi il fuoco della disputa invece ci ha pensato Nicolà Maduro. Che stai studiando? Quarto anno. Quarto anno. E che vuoi studiare poi? Veterinaria. Veterinaria? Che bueno, fíjense. Lo che necessita il paese, veterinaria. Per la produzione di carne nel paese. Che dal 2015, anno della scoperta del giacimento petrolifero di ExxonMobil al largo dell'Essequibo, ha cominciato a inviare motovedette venezuelane in loco, accusare la Guyana di condurre navi all'interno delle acque territoriali di Caracas e reclamare l'estensione della zona economica esclusiva del paese verso est. A un certo punto, la Guyana, come dire, si è leggermente infastidita. Vamos a ver cómo está la gente, si están despierto. Pues Moisés David me dice, Nicolás Maduro, chúpalo. Nel 2018 il governo di Georgetown ha presentato il caso di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, che lo scorso aprile, a discapito delle proteste del Venezuela, ha dichiarato di avere giurisdizione sulla disputa territoriale proprio in base agli accordi di Ginevra del 66. Ed è qui che è precipitata la situazione. Signor Presidente de Guyana, se sta mettendo con una nazione
de libertadores antiimperialista. A settembre la Guyana ha autorizzato altre 6 compagnie petrolifere estere, tra cui l'italiana Saipem, a condurre ulteriori ricerche ed estrazioni nel blocco di Stabroek, acquisendo il progetto da una controllata di ExxonMobil. Maduro, ritenendo violata la sovranità del Venezuela, ha cominciato a spostare le sue truppe verso sud-est e ha quindi indetto il referendum sull'annessione dell'Esequibo. Vota 5 volte sì. 3 giorni prima della vittoria del sì, cioè il 1 dicembre 2023, la stessa Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU aveva intimato al Venezuela di, e qui citiamo, astenersi dall'intraprendere qualsiasi azione che possa modificare lo status quo in Esequibo. The Bolivarian Republic of Venezuela shall refrain from taking any action which would modify the situation that currently prevails in the territory in dispute. Il Venezuela non l'ha presa benissimo. Yo le voy a decir aquí mismo a la Corte Internacional de Justicia lo que nosotros los venezolanos pensamos de eso. Doblenla bien doblada su decisión, bien dobladita, y se la meten en el paltó. D'altra parte, però, la Corte non si era pronunciata sul referendum. Gli effetti di quest'ultimo, infatti, sono potenzialmente esplosivi, perché darebbero manforte alla narrazione nazionalista e anti-statunitense di Maduro. Non a caso, secondo il 2 volte candidato presidente Enrique Capriles, che è oppositore di Maduro, al referendum avrebbero partecipato soltanto 2 milioni di persone, delle quali sono stati contati 5 voti a testa, cioè tanti quanti i quesiti presenti nel referendum. Dunque il risultato finale sarebbe gonfiato di 5 volte, fino ad arrivare a 10 milioni. Así como Cristo multiplicó los penes. Oh my God. Insomma, è una bella matassa da sbrigare, del resto è come parlare con un muro. Ma riguardo a Maduro e alla sua avversione verso lo zio Sam, quanto sono fondate le sue teorie su una cospirazione volta a danneggiare il Venezuela? Allora, poco, ma questo non vuol dire che dietro non ci sia qualcosa di vero. The Southern Command of the United States are the bosses of the military and police of Guyana. They determine who goes here and who goes there. That is the truth. Benché tradizionalmente avversa al blocco occidentale, complice una gravissima crisi economica e la repressione delle libertà civili e politiche, negli anni 80 la Guyana fu costretta ad avvicinarsi agli States e quindi liberalizzare e privatizzare la propria economia. Oggi il paese è guidato da un tale Mohamed Irfan Ali, che ha ottenuto il seggio presidenziale nel 2020 ed è il primo musulmano a guidare uno stato sudamericano. All member states of the United Nations, including Guyana and Venezuela, are obligated under the United Nations Charter to comply with the court's binding judgments. Inizialmente il Partito Progressista Popolare, di cui Ali è esponente, di ispirazione socialista e marxista, non era ben visto in Occidente. Ma figuratevi, non c'è nessun problema, perché dal 2015 la ExxonMobil, che dagli anni 70 porta avanti intense attività di lobbying per screditare il discorso sul cambiamento climatico, è diventata il dominus della politica energetica della Guyana. Come scrive l'Intercept, in Guyana è poco chiaro dove finisca l'azienda e dove inizia il governo. Lo scorso giugno la Corte Suprema guyanese ha condannato l'Agenzia di Protezione Ambientale del paese ed ExxonMobil per aver stipulato un accordo che riguarderebbe la copertura di potenziali fuoriuscite di petrolio dalle piattaforme offshore. The state is violating the right to a healthy environment. That is the basis of the case. Nel frattempo, la metà degli 800.000 abitanti della Guyana vive al di sotto della soglia di povertà ed entro il 2030 il 90% della popolazione potrebbe letteralmente finire sott'acqua. Ironico invece il fatto che Ali abbia più volte assicurato che del petrolio beneficeranno tutti i guyanesi. We have a very definitive plan. And that plan includes all of humanity. Let me be very clear. I've made it clear. The prosperity of Guyana must lead to the prosperity of the region, the CARICOM region and the region around us. We want to contribute positively to you. Tornando alla disputa, a Caracas El Nacional, che è la, se non la più importante testata venezuelana, afferma che il risultato del referendum non avrà concrete conseguenze a breve termine. D'altro canto, Ali non si fa spaventare. So I want to assure all Guyanese that we are going to consistently defend what is ours as the people in a strong way in the framework of international law and peace. Io ve lo dico, non fidiamoci neanche troppo, perché ce lo dice l'esperienza, in fin dei conti. Quello che però dovremmo chiederci in conclusione è: se nell'Esequibo non ci fossero risorse naturali a volontà, questa disputa territoriale sarebbe davvero così rilevante e pericolosa?
En abril, durante su campaña presidencial, confesó que Chávez se le apareció en forma de pajarito. Y de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas aquí arriba. Y empezó a silbar. Un silbido ahí, bonito. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición.